Corrado. Vladimir Luxuria, innanzitutto buongiorno, benvenuta. Allora, lei è qui oggi per questo importante evento in cui si parla sia di diritti umani che di bullismo. Lei ne è una paladina, ecco, quanto conta parlarne in un contesto scolastico come questo? È importante perché la scuola deve anche formare e quindi in nome del diritto allo studio, che non deve escludere nessuno e nessuna, bisogna lavorare per non rendere la scuola un ambiente ostile, affinché nessun ragazzo, per nessun motivo, che possa essere un ragazzo balbuziente, un ragazzo che ha degli occhiali con delle lenti più spesse o che non ha lo zainetto griffato, che ha un accento diverso, che ha una fisicità diversa, un orientamento sessuale diverso. Nessuno deve essere bullizzato, nessuno deve essere messo all'angolo, nessuno deve sentire la voglia di abbandonare gli studi e la scuola perché magari non ne può più. Perché io sulla mia pelle ho vissuto il bullismo, so cosa significa. Nonostante io andassi molto bene a scuola, ho desiderato abbandonare la scuola e quindi mi piace molto che le scuole facciano questo tipo di iniziative per proteggere i bullizzati, ma anche per dare una chance ai bulli, perché i ragazzi che sono bulli spesso purtroppo sono anche quei ragazzi che possono diventare dei socialmente deviati, anche sviluppare atteggiamenti delinquenziali, e quindi combattere contro il bullismo significa anche aiutare i bulli stessi. Senta Vladimir, nella sua lunga carriera qual è stata l'esperienza che le è piaciuta di più e quale quella di meno? L'esperienza che mi è piaciuta di più è stata quando mi sono laureata, perché mi sono laureata con una docente che mi ha proprio coccolata. Per 5 anni a Roma io ero una foggiana arrivata a Roma, non conoscevo nessuno, e lei dalla prima lezione che io seguì, letteratura inglese, Paola Colaiacomo si chiama questa docente, mi ha proprio veramente tenuta in grandissima considerazione, mi sono laureata con lei, 110 e lode, ma soprattutto vedere lo sguardo orgoglioso dei miei genitori che non li presenti, e anche è stato quella lode, è stato il grande premio per aver resistito e aver deciso di non abbandonare gli studi per colpa dei bulli. Quella che le è piaciuta di meno? Una gita scolastica che facemmo a Ravenna per vedere i mosaici, perché su quel pullman di ritorno, a causa della mia diversità sessuale, cominciarono a intonare cori contro di me per tutto il viaggio di ritorno, e la cosa che mi ferì di più fu l'indifferenza degli insegnanti. Progetti futuri, Vladimir? Dirigo un festival di cinema a Torino, proprio a tematica LGBT, che si chiama Lovers, dal 18 aprile al 24 aprile, e in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, proprio attraverso la cultura, aprire le menti attraverso il linguaggio cinematografico di film che parlano di amore a 360 gradi. Grazie.